Bene, bene, il primo videozzo dell'annozzo sarà un bel reworkozzo di un regnozzo. Ah, qui si comincia col botto, let's go! Sì, signori, perché il 10 gennaio comincia finalmente la nuova stagione ed è probabile che esca tradizionalmente la cinematic di apertura. E come ve ne ho già parlato, ci sono forti ipotesi che il tema sia appunto sui Darkin, visto che ce li stanno spammando praticamente ovunque ultimamente. Quindi quale occasione migliore per perfezionare il video sul regno dal quale questi guerrieri satanassi sono usciti fuori? Che ne dite? Bene, allora senza ulteriori cianciate, mettetevi scomodi perché il vostro maestro vi farà conoscere nel dettaglio la storia e la cultura dell'impero di Shurima. Il leggendario impero di Shurima fu forse il regno più vasto del mondo antico di Runeterra, tanto che si estendeva per tutto il suo omonimo continente a sud. La sua civiltà era fiorente e il suo retaggio era rappresentato da potenti esseri mistici, che con la loro autorità riunivano tutti i popoli del sud, imponendo tra loro una pace che durò per oltre 2000 anni. L'autorità di Shurima era così indiscutibile che in pochi osavano ribellarsi, perché ben sapevano che tutti coloro che ci provavano venivano schiacciati senza alcuna pietà. Poi, dopo un'era di espansione e prosperità, improvvisamente il suo ultimo imperatore fu tradito e l'impero cadde in rovina in un battito di ciglia. La sua scintillante capitale fu distrutta da un cataclisma che fece tremare la terra, la sua gente fu dispersa e le sue possenti città divorate dalla sabbia. Shurima diventò presto un'arida terra desolata, un deserto spietato dove solo i più forti sopravvivono, e con la gente che si aggrappa alle poche oasi rimaste e ai lembi di terra fertile intorno alla costa. Nei millenni successivi alla sua caduta, i racconti della sua capitale e del suo disco solare divennero poco più che miti e religioni tramandati ai discendenti dei pochi sopravvissuti dell'impero. Ora la maggior parte degli abitanti di Shurima dimora in piccoli avamposti tribali, raggruppati vicino all'acqua o costruiti sulle fondamenta di antiche città, venerando le glorie del passato. Alcuni si sono dedicati alla caccia di ricchezze sepolte tra le rovine, guadagnandosi da vivere come mercenari. Altri cercano di dimenticare il passato, guardando al futuro e alle nazioni dall'altra parte dell'oceano per commerciare. Eppure, gli antichi miti di Shurima non hanno mai riposato. Dal cuore del deserto giungevano voci di possenti città che sorgevano dalla terra, di un guerriero d'oro che marcia alla testa di un esercito fatto di sabbia. Presto si sparse la voce di antichi eroi rinati, di una guerra tra dei che scuoterà le fondamenta stesse del mondo. La città di Shurima era risorta e avrebbe ripreso il glorioso prestigio che possedeva un tempo. Le origini del popolo di Shurima hanno luogo da ben prima del suo impero espansionista. Si ritiene che risalga al sesto millennio avanti Noxus, durante la famosa migrazione occidentale dalle terre degli ancora misteriosi continenti dell'est. Tuttavia, la sua epoca d'oro ha inizio dall'anno 5000 avanti Noxus, per mano dei suoi vicini, i Targoniani, che avevano appena imprigionato un possente drago celeste e ottenuto dei poteri immensi. Dopo aver ottenuto questa conoscenza, gli antichi Shurimani, con l'aiuto dei Targoniani, combinarono il potere di Aurelion Sol con quello del Sole per progettare una struttura con il simbolo divino della stella più luminosa di Runeterra. Il risultato fu un disco dorato che stabilirono al centro della capitale originale di Shurima, la città di Nerimazet. Con questo gigantesco artefatto, i sacerdoti di Shurima scolpirono le prime fondamenta del loro impero. Con il potere celestiale che attraversava il disco solare, fu creato il primo guerriero asceso, il simbolo portante del governo di Shurima. Un umano plasmato dal potere celestiale e trasformato in una creatura umanoide con le sembianze degli spiriti animali, dotato di immortalità e di poteri che vanno oltre la comprensione umana. Sfortunatamente, per ragioni sconosciute, il prototipo del disco si rivelò fallimentare in breve tempo e causava disastri con i rituali seguenti. Alcuni di loro furono direttamente uccisi dall'incantesimo, altri fallirono l'ascensione solo a metà.
città, divenendo delle versioni deformi e grezze degli ascesi che la gente ribattezzava come Bakkai. Proprio per questo motivo, alla fine, il disco solare venne abbandonato assieme alla capitale. Questo spinse i ricercatori a progettarne uno nuovo, stavolta però con l'aiuto dei maghi elementalisti dell'impero di Ishtal. L'esperimento fu un successo e al centro del deserto, dove si stabilizzò la nuova capitale, venne eretto un nuovo disco solare, più grande del primo e perfettamente funzionante. La prima a subire il rituale sotto questo nuovo artefatto fu la leggendaria guerriera Setaka, portatrice della Shalikar, un'arma forgiata dalle forze cosmiche con la quale avrebbe guidato l'esercito a secoli di conquista in tutto il continente. Nel corso dei secoli, con un ordine di ascesi a guidare la nazione, Shurima iniziò ad espandersi sempre di più, inglobando tutte le città e i villaggi vicini. Perfino Ishtal si unì all'impero come sua provincia, fino ad arrivare al 3400 avanti Noxus, dove Shurima prese l'ultima di queste, la nazione di Ikatia. Nonostante il loro sovrano, il re mago Aksamuk, avesse proposto un patto di coesistenza pacifica con gli Ikatiani, gli ascesi finirono per soggiogarli comunque. Nel farlo, uccisero Aksamuk e le sue guardie, l'ordine dei Kohari, vennero sterminate in una futile resistenza. Contemporaneamente alla conquista di Ikatia, Shurima iniziò ad abolire tutte le divinità al di fuori degli ascesi, marchiandole come falsi idoli. L'impero continuò così per altri 1000 anni. Fino a quando una delle sue province non decise di ribellarsi al suo controllo. Per secoli la città di Ikatia, per onorare la loro alleanza, ha continuato a mandare richieste a Shurima per l'idoneità all'ascensione dei suoi cittadini più valorosi, ma la capitale non faceva altro che respingerle senza alcuna spiegazione, limitandosi a trattare gli Ikatiani come suoi fornitori di artefatti e congegni. Questo alimentò il disprezzo degli Ikatiani a tal punto che nell'anno 2500 avanti Noxus iniziarono ad elaborare un modo per distaccarsi dall'impero. Inizialmente con metodi diplomatici, il consiglio inviò uno dei suoi studiosi più brillanti, Zilean, il quale andò in missione nei territori di Kalik, Kalduga e Ishtal, nel tentativo di ottenere delle alleanze. Sfortunatamente nessuno di loro aderì alla proposta. Temevano troppo Shurima con i suoi ascesi e non osavano sfidare la sua potenza. Ikatia fu costretta ad agire da sola. Quell'occasione si presentò un fatidico giorno, quando un terremoto nella zona di Saabera aprì una soglia nel terreno che svelò la presenza di una fenditura arcana misteriosa. I maghi che la scoprirono iniziarono a pensare che questa magia potesse essere utilizzata per contrastare l'oppressione e così decisero unanimemente di farne un'arma. Così, armati di una confidenza impareggiabile, i consiglieri di Ikatia iniziarono la ribellione con un messaggio di indipendenza, l'incoronazione di un nuovo re mago e la ricostruzione dell'ordine dei Kohari, con il gran maestro d'armi, Sajax, come cofondatore. Successivamente Ikatia iniziò a bandire o uccidere tutti i soldati fedeli a Shurima che alloggiavano nella città, e i Kohari cominciarono le loro incursioni in alcuni insediamenti all'interno del territorio, tra cui la casa dell'asceso Varus, che rimase lì a difenderla costantemente. In seguito fu liberata la città di Baisek, e qui i Kohari sono riusciti a fare l'impossibile, abbattere un asceso, decapitarlo e appendere la sua testa per le strade. Quel gesto fece adirare Shurima, che in risposta inviò un esercito guidato da centinaia di soldati, alcuni ascesi e con alla loro testa la regina guerriera Setaka. Sapendo di non poterli battere con la forza fisica, gli Ikatiani relegavano esclusivamente sugli stregoni che avrebbero usato quella strana magia della fenditura. L'incantesimo scaturito, tuttavia, evocò qualcosa di incontrollabile che si scatenò contro tutti i presenti: il vuoto. In soli pochi minuti la battaglia si trasformò in un massacro e la città di Ikatia fu cancellata. Alcuni degli ascesi, inclusa la regina Setaka, caddero, mentre altri, come Aatrox, furono costretti a combattere contro degli orrori inesplicabili. Nei successivi 500 anni Shurima dovette impiegare i suoi ascesi a contrastare la feroce avanzata del vuoto, i quali vennero traumatizzati inevitabilmente da questa dimensione oscura. Poi, verso la fine, uno di questi dei guerrieri ebbe un'idea folle per chiudere la breccia.
era l'asceso di Shtal Nezuk, un elementalista con un potere colossale che propose all'imperatore di costruire una superarma. Dopo mesi di lavoro disumano, Nezuk rivelò il Monolito, una fortezza fluttuante di pietra vivente che sarebbe stata maneggiata da lui e i suoi compagni ascesi di Shtal. Portarono questa superarma ai Katia e la lanciarono contro il vuoto in uno scontro titanico che durò settimane. Ma nemmeno il monolito fu sufficiente a chiudere la breccia del vuoto, che gli causò così tante ferite profonde che lo scagliò al suolo così forte da sfondare il terreno sottostante e aprire la strada alle creature. Con nessun'altra opzione rimasta alla fine, Ishtal decise di tirarsi fuori dal conflitto, disegnando le foreste circostanti come uno scudo per isolare la nazione dal resto del mondo. Come ultimo tentativo disperato contro il vuoto, un altro asceso di nome Horok forgiò la possente Lama degli Inferi, un'arma tutt'oggi misteriosa quanto potente che lui stesso utilizzò per attaccare le spaccature fino alla loro radice. E infine, nel 2000 avanti Noxus, grazie all'intervento degli ascesi corvi gemelli, Shabaka e Shabaki, i portali furono sigillati e l'avanzata del vuoto fu fermata. Dopo questa serie di eventi catastrofici, Shurima era finalmente convinta di tornare a prosperare, se non fosse stato per l'ultima vicenda che segnò l'impero per sempre. Poco dopo la guerra contro il vuoto, il giovane imperatore Azir stava per essere sottoposto al rituale dell'ascensione. Tutto andava liscio, finché il suo servo, nonché unico migliore amico, Zerat, non decise di tradirlo e compromettere la cerimonia proprio nell'atto della trasformazione. Tale manovra distorse la magia del disco solare in un cataclisma magico che incenerì tutti gli esseri viventi all'interno della capitale. Infine, il disco solare cadde al suolo, le acque benedette si prosciugarono e l'impero di Shurima ebbe fine. I pochi sopravvissuti alla catastrofe iniziarono a migrare come nomadi del deserto, mentre gli ultimi ascesi, ormai senza un sovrano a cui sottostare, cominciarono a comandare i popoli e lentamente, corrosi dai secoli di follia contro il vuoto, iniziarono a farsi la guerra tra di loro, venendo ribattezzati dai mortali come i Darkin. L'architettura shurimana è abbastanza varia, data la sua lunga permanenza, e anche grazie alle diversità di classi sociali comprende alcune caratteristiche rurali o semplici e altre solide e sfarzose. Per esempio, quella di Nashrame, che ha resistito per gran parte alla caduta, dispone di antiche strutture che, tuttavia, sono state compromesse da anni di esposizione agli elementi, e spesso presentano guarnizioni grossolane per coprire le parti crollate. Sebbene alcuni abitanti più giovani desiderino abbatterle e ricostruirle, gli anziani ritengono che questo sarebbe un insulto al patrimonio e alle linee di sangue da cui provengono. Nella capitale, ovviamente, c'è uno stile molto più appariscente, con l'enorme disco solare dorato che spicca al centro della città. Mentre in altre province, come Vekaura, lo stile era per lo più composto da vasti giardini che coprivano la città di colori vivissimi e profumi intensi. Naturalmente, ora la gente ha cercato di replicare l'antica magnificenza delle sue strutture, sebbene invano. Ciononostante, il profilo originale di Vekaura rimane comunque intatto. Gli stili dell'abbigliamento tendono a differire a seconda dell'epoca e dello stato sociale. Per esempio, gli abiti standard delle città di classe inferiore sono per lo più indumenti semplici e pratici per il duro stile di vita del deserto, mentre gli abitanti delle città di classe superiore invece indossano abiti larghi e fluenti, con molti gioielli decorativi in oro sui piedi, sulle mani, sulla testa o sul busto. In generale, i colori comuni includono l'oro, il bianco, il rosso e il verde smeraldo. Ma in ogni caso, i simboli del disco solare erano e sono tuttora un motivo prevalente in ogni abito shurimano. Shurima, nella sua cultura, aveva un senso di identità personale con l'arte, la musica, la letteratura, il commercio, la tecnologia magica e altro ancora. E il suo popolo, nel corso degli anni, è stato composto da imperatori, guerrieri, schiavi e anche studiosi. L'origine della loro cultura risale principalmente all'epoca di Azir, e come potete immaginare, durante quei tempi la schiavitù era una pratica praticamente essenziale per l'impero. Era così comune che l'intero sistema dipendeva da loro come forza lavoro principale. Fortunatamente, prima che Zerat distruggesse tutto, Azir aveva enunciato come
ultimo atto ufficiale la liberazione di tutti questi ultimi, quindi ad oggi la schiavitù non è più usata dai popoli. Dopo la caduta dell'antica Shurima, la società si è evoluta man mano che sopravvivevano nel duro ambiente del deserto. Il più di essa si è tramutata in tribù nomadi, alcuni pellegrini, altri mercenari. Inoltre, tra di loro ci sono persone anche note per essere state benedette dalla chiaroveggenza, un dono che, come nel caso di Malzahar, si ottiene anche con la nascita. Ciò nonostante, il vero fulcro della cultura shurimana rimane sempre il disco solare, che ha praticamente permeato ogni aspetto, sia in ambito religioso che su tutto il resto. Modellato sotto la guida dei Targoniani, il grande disco solare portò a Shurima il favore dei poteri divini. Si racconta che una volta completato, le acque della vita scorressero attraverso i canyon che circondano la città, portando la vita nel deserto. Per eoni, gli adoratori del sole di Shurima hanno dovuto la prosperità della loro società proprio al suo incredibile potere. Grazie al prestigioso disco che si librava sopra la capitale, gli antichi shurimani potevano esercitare la pura magia celestiale per rendere la loro terra più generosa. E alla base di questa capitale c'era un'oasi del deserto, che è caduta in rovina dopo la fallita ascensione di Azir e risorta con il suo ritorno. La sua importanza era pari a quella del disco, e diede vita a molti centri culturali, educativi e mercati che portavano merci da tutto l'impero. Ospitava anche speciali cimiteri per i cittadini più influenti, come la tomba degli imperatori. La città è divisa da quartieri inanellati e livelli urbani. I cittadini più ricchi della città vivevano negli anelli superiori, mentre le classi medie e inferiori stavano in insediamenti costruiti sui lati rocciosi degli anelli esterni e inferiori. Prima che Shurima mettesse al bando le varie religioni per mantenere assoluta quella degli ascesi, c'erano diverse divinità che venivano venerate dai popoli. Tra i più antichi di Shurima c'è il misterioso spirito del vento che noi conosciamo come Janna, all'epoca nota come Janarem. Questa entità protettrice veniva venerata maggiormente dal popolo della città portuale di Oshra Bazoun e l'ha anche protetta durante la nascita degli ascesi e la guerra dei Darkin. Nei tempi moderni, Janna si è ora concentrata sul popolo della città di Zone, aiutandoli con le tossine che investono l'aria. Un altro mito, decisamente più enigmatico e anche più strano di Janna, è quello di Rammus. Questo armadillo che rotola per i deserti di Shurima gira totalmente a caso, che sia in cerca di cibo o perché quel giorno se la sentiva. È fonte di grandi dubbi e misteri, ma ciò non ha impedito alla gente di creare teorie assurde sulle sue origini o i suoi scopi. Alcuni dicono che sia un messaggero di cambiamenti, altri dicono sia un dio, e altri ancora che sia un guardiano di Shurima. Ma in ogni caso, lui continua a pattugliare il deserto e mistificare chiunque lo veda. Infine c'è il mito della grande tessitrice, una divinità che si è diffusa largamente dopo la caduta dell'impero e praticata soprattutto da nomadi e pastori. È colei che intreccia le vite e i destini di ogni individuo e tiene conto del singolo trionfo, poiché, secondo la sua filosofia, sostiene che anche la pietra più piccola è importante per tessere il grande arazzo della vita. Dopo il crollo della società antica, la lingua shurimana ha subito molti cambiamenti, al punto che lo shurimano moderno è ormai ben distinto dalla sua radice originale. Poiché gli shurimani avevano conquistato molte altre nazioni, l'impero incorporò anche molte altre etnie, diversificando così la nazione sia culturalmente che linguisticamente. Di fatto si è constatato, grazie all'etnia di alcuni nomi, che lo shurimano potrebbe comprendere radici di latino, egiziano, rumeno, hawaiano, sumero, proto-semitico e anche arabo. Shurima attualmente non dispone di un governo centralizzato. La maggior parte delle regioni è controllata da leader locali a causa dell'isolamento di molti insediamenti. Mentre regnava l'impero di Shurima, tutte le regioni erano governate da signori feudali che rispondevano direttamente all'imperatore. Ed ora che è tornato, Azir intende riunificare Shurima come nei tempi antichi. Qui sono elencati tutti i governatori di Shurima al momento noti. Amumu, imperatore, forse uno dei più misteriosi presenti nei registri di Shurima. I documenti rivenuti su di lui lo descrivono a volte come un principe della vanità, oppure come uno afflitto da una malattia che corrompe la carne. Una terza storia invece racconta del primo e ultimo sovrano Yordl di Shurima, che visse e morì mendicante sperando di farsi un vero amico e dimostrare la bontà del cuore umano.
Azrahir Telamu, ierofante, ex governatore della città di Vekaura, che in realtà si era rivelato un bugiardo con tanti titoli. Era noto infatti come discendente dell'imperatore Falco, prima voce di Vekaura, l'illuminato, colui che cammina nella luce, custode del fuoco sacro, portatore dell'alba. Oltretutto affermava falsamente di essere un discendente di Azir. Dorrik Steward, un rappresentante noxiano che attualmente occupa la provincia di Belzun, ha frequenti problemi con i ribelli del luogo che si fanno chiamare i Soli di Belzun. Adia Negem, ierofante, governatrice della città di Zoretta, che crede di essere discendente della regina Setaka, tuttavia non ci sono ancora prove che lo dimostrino. Ima Sai, Hazir. Non chiedetemi cosa voglia dire il titolo Hazir, forse è un titolo fatto apposta per Shurima, ma non ne ho idea. Ima Sai un tempo governava Belzun, fino a che la città non fu presa dai Noxiani. Oma Azir, imperatore, ultimo governatore legittimo di Shurima, nonché attuale. Reis, consigliere, governatore della città di Kalamanda. La famiglia Medarda di Piltover sostiene che lui, durante il commercio, preferisca i doni degli Zauniti. Sadia, Haghet. Attualmente governa la città di Nashrame. E anche qui credo che Haghet sia un altro titolo proprio esclusivo per Shurima. Non abbiamo informazioni ulteriori, purtroppo. Tafik Steward. Attualmente è alleato con Noxus e il rappresentante della provincia occupata di Tereshni. Zerat, imperatore. Con il suo ritorno, Zerat si è autoproclamato imperatore di Shurima e ha stabilito la sua capitale a Nerimazet. Valif Hagios. Anche costui governatore di Belzun prima della presa noxiana. E Zicca Taumvin, steward, alleato con Noxus e il rappresentante della provincia di Urzeris. Prima della sua caduta, Shurima aveva un esercito imponente e senza pari. C'erano almeno 10.000 guerrieri d'élite a guardia dell'imperatore. Quando Azir tornò, convocò un vasto esercito al suo comando con la sua magia. I soldati, sebbene fatti a immagine dei loro predecessori, sono solo dei costrutti di sabbia e non sono senzienti. Tuttavia, l'imperatore può comunque contare su alcuni soldati umani. Oltre a loro, ovviamente, l'esercito di Azir è composto anche da golem di sabbia umanoidi e altri tipi di creature. La società di Shurima è popolata da varie tribù, sette e anche culti. Tra questi ci sono i discepoli dell'armadillo, che attualmente è di gran lunga l'unico culto di natura pacifica. Come suggerisce il nome, il culto è creato in onore del leggendario Rammus, che viene visto come un dio, un asceso, un oracolo o qualcosa del genere. Ogni anno, nella città di Nashrame, questi fedeli conducono cerimonie in cui imitano il suo famoso rotolamento e saltano a frotte attraverso le rispettive città. Molti pellegrini vagano per il deserto, nella speranza di trovarlo e rispondere a una singola domanda. Conoscendo le sue voglie di dolci, spesso riempiono tutte le loro carovane di prelibatezze, per poi trovarle esaurite il mattino seguente. E se questo è considerato come un culto pacifico, dall'altra parte ce n'è uno che diffonde un messaggio totalmente opposto, il culto del vuoto. Questo culto fu iniziato per la prima volta quando il profeta Malzahar affermò che Runeterra sarebbe stata soppressa dal vuoto e dalla sua imperatrice, Belveth. Molti dei suoi seguaci si sono arresi a questo destino e fanno semplicemente ciò che viene loro richiesto, compreso l'essere usati come sacrifici viventi. Negli anni successivi alla formazione del culto, la leggenda di Malzahar si è diffusa anche nei porti settentrionali. Man mano che i seguaci del profeta crescono di numero, si dice che i coloni vicini sperimentino visioni malefiche, e così la paura dà origine alla superstizione. Di conseguenza, per sopravvivere, gli abitanti dei villaggi delle terre desolate ora fanno offerte di bestiame per placare la fame delle creature voraci che dimorano sotto di loro. E infine ci sono i predoni, tribù selvagge che sopravvivono nel deserto non attraverso il commercio, ma attraverso la violenza. Queste bande di predoni spesso tentano di mimetizzarsi nell'ambiente per attirare i viaggiatori ignari nelle loro trappole, per poi ucciderli, prendere i loro averi e, in casi molto rari, mangiarli. Quelli più noti tra loro si fanno chiamare Shakal, noti per la loro agilità. La loro specialità sta nell'utilizzo di tutori ossei e armi ad asta per balzare verso le loro vittime a velocità terrificanti. Ed ora eccovi la lista della fauna shurimana attualmente conosciuta. Eka Sul, capre del deserto che viaggiano in mandrie.
Miros, giganteschi scarabei che si muovono in sciami a caccia di avventurieri sventurati. Sono anche noti per essere delle prede piuttosto comuni per Rammus. Moatis, creature dall'aspetto caprino con grossi caschi placcati sulla testa. La lana e la corazza di queste bestie sono apprezzati per l'infeltrimento e l'isolamento. Ralsigi, grosse e aggressive bestie dall'aspetto taurino. Sono quadrupedi gobbi con arti lunghi e corna spesse. Cammelli sciurimani, una razza di cammelli utilizzata dalle carovane e dalla gente come principale mezzo di trasporto. Nonostante siano adatti per lunghi viaggi nel paesaggio desertico, spesso, purtroppo, sono prede degli sersai. Fendisabbia, enormi creature quadrupedi che attraversano il deserto secondo schemi ciclici, il cui nome proviene dal loro metodo di viaggio preferito. I loro corpi lunghi e stretti e le loro zampe palmate sono perfettamente progettati per nuotare sotto la sabbia. Si nutrono di insetti e altre piccole creature che la maggior parte delle bestie del deserto ignora. Gli spazzini del deserto spesso memorizzano i percorsi prevedibili che queste creature intraprendono per saltargli in groppa e sfruttarli come mezzo di trasporto veloce. Scallasci, grandi erbivori quadrupedi. Queste robuste bestie da soma sono comuni in tutta Shurima e sono ideali per l'aspro ambiente desertico. La loro caratteristica principale del corpo sono le zampe molto lunghe. Anche se notoriamente di cattivo umore, sono comunque trattati con grande rispetto. Le loro pellicce marroni sono spesso dipinte con simboli sacri di protezione e le loro corna sono decorate con totem o amuleti. Mentre queste creature sono utilizzate principalmente per viaggiare e trasportare carichi pesanti, su alcuni scallasci più grandi le persone sono in grado di costruire stanze in miniatura per viaggiare più comodamente. Possederne uno è spesso considerato un segno di notevole prosperità. Dormun, gigantesche creature dai movimenti lenti, protette da grandi placche chitinose che ricoprono tutto il loro corpo. Nelle dure condizioni di Shurima si sono evoluti per sopravvivere alla siccità perpetua, utilizzando un senso sconosciuto ma sopraffino per localizzare delle riserve d'acqua che sono molto nascoste o molto lontane. Per inciso, ci sono alcuni casi in cui alcune tribù nomadi si sono perfino costruite una casa sul dorso di queste bestie, dove puliscono la creatura e cacciano qualsiasi parassita aereo che si avventuri nelle vicinanze. Zersai, creature del vuoto che infestano i deserti meridionali che hanno in media le dimensioni dei cani di grossa taglia. Alcuni sono più piccoli, ma altri possono essere di gran lunga più grossi. Rek'Sai, in quanto regina della sua specie, è di gran lunga la più grande e pericolosa, con delle dimensioni stimate sui 9 metri. Gli Zersai escono dalle loro piccole tane e devastano qualsiasi cosa nelle vicinanze, a scapito delle carovane del deserto. E una volta morti, si decompongono ad un ritmo anormalmente rapido e diventano immangiabili. E infine i Brakern, una specie di scorpioni senzienti e cristallini con un grande potere magico che dimora in una valle nascosta del deserto. Per migliaia di anni hanno vissuto pacificamente in questo angolo appartato di Shurima, ma quando le guerre delle rune hanno devastato Runeterra, i Brakern si sono ibernati sottoterra per attendere la fine della devastazione. In tempi recenti i Brakern addormentati sono stati scoperti da profanatori che hanno rubato diverse pietre dai loro corpi, pietre che sono fondamentali per il loro sostentamento, tanto che i Brakern senza un cristallo rischiano la morte immediata se dovessero risvegliarsi, mentre altri non possono nemmeno uscire dal loro stato di sonno. Ed ora la classica sezione che chiude il video, la geografia di Shurima. Partiamo ovviamente dal centro, dove vi dimora il grande disco solare. La città, costruita intorno ad esso, si divide in diversi strati. Il Palazzo dei 10.000 Pilastri, il Palazzo dello Studioso, il Tempio del Sole e l'Oasi dell'Alba. La via più importante della città viene chiamata Via dell'Imperatore. La città disponeva anche del sistema di irrigazione più avanzato del suo tempo, apparentemente insuperato fino a poco tempo fa. Ed era dotata di giardini galleggianti decorati con palme e alta flora che proteggevano le numerose terrazze dal sole cocente. All'interno della città abbiamo il Circolo dell'Ascensione. Si trova proprio al centro della città, sopra il Grande Tempio, l'Oasi dell'Alba e il Palazzo dell'Imperatore, ed è il punto focale da cui i privilegiati hanno sfruttato i poteri del disco solare e sono diventati ascesi. Fu anche naturalmente l'epicentro della distruzione dell'antica Shurima e della sua moderna ascesa dalla tomba. Il cerchio è accessibile tramite le scale dell'ascensione e la Via dell'Imperatore.
l'oasi dell'alba, conosciuta anche come la madre della vita. Si trova vicino alla tomba degli imperatori ed era la principale fonte di acqua dolce della città. L'acqua è infusa di proprietà magiche sconosciute e ha immensi poteri curativi. Si dice anche che qualsiasi filo di lama immerso in questa pozza diventa più affilato e colpisce più precisamente di qualsiasi altra spada. La tomba degli imperatori, situata nel profondo della capitale. Per millenni questa tomba è stata anche la prigione improvvisata di Xerath e Renekton, la cui entrata era sigillata dalla statua di un enorme serpente. Ora usciamo dalla capitale e dirigiamoci verso il vasto deserto, il Grande Sai. Noto anche come le distese di Shurima, questo è un vasto deserto che si estende per la maggior parte della Shurima orientale, meridionale e occidentale. La cosiddetta piana infinita si estende per centinaia di miglia ed è una terra desolata che ha causato innumerevoli vittime nel corso dei secoli. Sono in pochi quelli che tentano di attraversarlo facendo anche ritorno. Se il caldo incessante e bruciante e la mancanza di acqua non li uccidono, probabilmente lo faranno i predatori e i selvaggi predoni che sbucano fuori col favore della notte. Ora ci spostiamo a nord, dove troviamo le seguenti località. Belzun, attualmente controllata da Noxus e ospite di continue ribellioni. I cosiddetti soli di Belzun fanno spesso scambi di armi con Piltover. Zuretta, antica città che fu distrutta innumerevoli volte nel corso dei secoli, originariamente situata nel Sai Farai, poi spostata eventualmente nel Grande Sai. È probabile che Zuretta sia anche il luogo d'origine della perduta ascesa serpente Naganeka. Kalamanda, la città più vicina alla Valle dei Cristalli, la quale esporta principalmente oro e pietre solari, note anche come pietre canterine. Nashrame, città costiera dei discepoli di Rammus. Le sue principali esportazioni sono i tessuti. Si dice perfino che viaggiare sul dorso di un Dormun da Nashrame alla capitale richieda circa 65 giorni. Il mercato dell'illuminazione, situato all'interno di Nashrame. Si dice che un anziano muratore fu ispirato da una profonda, seppur breve, conversazione con Rammus, tanto che costruì un enorme mercato che divenne il cuore pulsante di Nashrame. Quel mercato è collegato alle strade di Vekaura. Sempre all'interno di Nashrame abbiamo la replica del disco solare, un'imitazione ornata e non magica del disco originale di Shurima, come premio per la città. Fu costruita per onorare i caduti di Shurima e come dichiarazione di speranza che il sole un giorno possa benedirli di nuovo. Tereshni, anche questa controllata da Noxus. L'esportazione più nota della città è l'Azirite Shurimana, nota anche come bicchiere di sangue, che prende il nome dall'attuale imperatore Azir. Urzeris, altra città occupata da Noxus. Il suo bene commerciale più noto è il sale di Urzeris. Qui il generale Marcus Ducotò con la sua famiglia era di stanza vicino al governatore della città prima del suo assassinio. Entrambe le figlie, Catarina e Cassiopea, hanno vissuto qui durante la loro infanzia. Adesso andiamo a sud ed elenchiamo le seguenti aree. Il Sai Kalik, il deserto situato nei pressi delle giungle orientali, con al suo interno l'omonimo fiume. È noto per essere infestato per la maggior parte dagli Zersai. Al suo interno ci sono le seguenti località. Marromark, un insediamento commerciale famoso per essere costruito nella gabbia toracica di un gigante del deserto. Vekaura, un tempo città elegantissima, nonché luogo di nascita della madre di Azir. Venne riportata anche in auge con la resurrezione dell'imperatore, ma fu subito distrutta dalla violenta magia di Xerath. Zolan, questa città è caduta di recente per mano di una voragine del vuoto, ed è nota soprattutto perché porta il nome della sua ascesa caduta, Zolani, la cui gigantesca statua adornava il fianco della montagna. Ikatia, antico regno di maghi che si ribellò all'impero e scatenò il vuoto su Runeterra. Un tempo questa nazione ospitava un ordine rinomato di studiosi e di guerrieri. Nazuma, città-stato situata in un'oasi appena sotto il Sai Kalik, una delle località più fresche del continente. Ospita un popolo che fonda la propria cultura sulla caccia di bestie pericolose. Sai Farai, un tempo stato vassallo di Shurima noto per i suoi astromanti. Dopo la caduta divenne un deserto arido noto come Distesa Infinita. Al suo interno troviamo le località seguenti. La città dei giardini. Questa bellissima e fiorente città fu distrutta durante le apocalittiche guerre delle rune. Si dice che l'intera popolazione sia stata annientata in una notte, la città completamente rasa al suolo e tutto ciò che rimane ora ridotto in rovina. Le cascate di Zoanta, gigantesche maree sabbiose che terminano in un dirupo sotto forma di cascate. Nella sua tradizione, gli Shurimani lanciano sul fondo i loro oggetti più cari come dono agli ascesi. Come risultato, questo posto è anche spesso una zona di lucro per cacciatori di tesori.
Nerimazet, la capitale originaria di Shurima, ora attuale residenza di Xerath. Dopo la morte di Azir fu il luogo in cui la sua gente fu massacrata dai guerrieri ascesi rimasti per vendicarsi dell'insulto alla loro gloria. Il fiume Rennec, fiume che scorre dall'oasi dell'alba, che porta il nome dell'antica nazione Rennec che si trovava probabilmente sulla sua sponda. È il probabile luogo di nascita di Nasus e Renekton, di cui quest'ultimo potrebbe aver preso il nome dal fiume stesso. Zirima, un accampamento mercantile nel sud di Shurima, dove mercanti ed esploratori spesso si riuniscono prima di avventurarsi nel grande Sai. Kassadin, dopo la distruzione della sua casa, ha risieduto qui per molto tempo, prima di scoprire dell'esistenza del profeta Malzahar. La Valle del Canto. Questo remoto passo roccioso prende il nome dal fischio disorientante che si ottiene quando il vento soffia abbastanza forte attraverso le strutture di pietra cava. Molti viaggiatori incauti si sono trovati alla mercé dei predoni assordati che si aggirano di notte nella valle. Ora spostiamoci ad est, dove abbiamo un paio di località. Kenetet, luogo dove Talia mostrò le sue abilità da tessitrice nei suoi primi viaggi, e gli archivi delle rune terrene, un archivio rinvenuto da Ryze e l'asceso Nasus prima che Shurima risorgesse dalle sabbie. Ed ora andiamo ad ovest, dove vediamo Saikal, un insediamento il cui fiume è un affluente che si collega alla Madre della Vita, noto anche per essere il luogo di nascita di Xerath. Sentiero di Polvere, situato all'interno di Saikal, nota come la Via dell'Acqua durante i tempi dell'antica Shurima. Questa è la strada principale che conduce dalla piazza della città alle rive del fiume di Saikal. E per concludere, la tomba di Nezuk, tomba perduta del leggendario asceso elementalista. Questo è anche il luogo in cui l'esploratore Ezreal ha rinvenuto uno dei suoi due guanti mistici. Qui si chiude il nostro videozzo sulla lore completa dell'impero di Shurima. Se vi è piaciuto fare questo bel viaggetto, lasciate qui sotto il vostro bel like. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi e anche subito. E se volete sostenermi economicamente per i miei progetti, allora potete fare una donazione al link che vi lascio in descrizione. Fine della storia, addio, ciao!